Ciao ragazzi, io sono Falcone Rodi, sono qua con un nuovo video settimanale ormai del FUT per andare un po' avanti e vedere se riusciamo a conquistarci la parte alta del Division Rivals. Allora, io sto ancora in Divisione 5 al momento. È stata una settimana abbastanza impegnativa, ho giocato poco, meno di quello che avrei voluto purtroppo, ma appunto mille cose da fare. Mi manca poco per arrivare al livello 2, che è quello che sto puntando, perché vorrei andare sull'opzione 1. Due pacchetti mega non scambiabili, due pacchetti giocatori rari, se non ricordo male, sì. Non scambiabili, io punto sempre la roba non scambiabile, perché come ben sapete preferisco fare sfide creazione piuttosto che far mercato quest'anno. Anche perché non avendo tempo di mettermi lì a fare chissà che cosa, la scelta migliore trovo sia quella di prendere più pacchetti possibile, nella speranza di trovarci qualcuno di utile alla causa. Quindi oggi faremo le solite partite. Partite con due vittorie, 2/3 forse dovrei riuscire ad arrivare al livello 2. Mantenerlo poi sarà un problema, ormai manca poco. Questa settimana vi propongo una full Brazil, perché è abbastanza interessante, con Grosso ovviamente a farci da allenatore, con Tyson, Alex Teixeira e Malcolm, questo qua, once to watch, ha avuto l'unica botta di fortuna di quest'anno ai pacchetti, per quanto sia ormai venduto a 4 lire, si trova a 20.000 su Xbox One, insomma, una cosa fattibile. Centrocampo con Rafinha, Luis Gustavo e Thiago Maia, e la difesa, quella che mi capita, tanto... chi ci metti non si difende a sto gioco. Per cui con Bernard pronto a subentrare in caso di bisogno, insieme a Rapinha e soprattutto Soares, che mi è un gran bel attaccante. È un Brasil molto... una full Brasil molto modesta, come potete vedere, però funziona. Nel senso, non è la mia squadra principale, la sto un po' testando per vedere se c'è margine per fare una brasiliana piena con senza spendere tanti soldi. Come ben sapete, non shoppando devo fare con quello che passa il convento. Cala. Bene. Che dire? Solamente il portiere costa una fracca. Costa tipo 30.000 crediti. Modric ignoro il costo, ma da quel 91 si evince un prezzo non proprio abbordabilissimo. Ma noi come sempre ci metteremo forza, convinzione e determinazione, sperando di fargli annappe attraverso tutti i soldi che ha speso per i pacchetti. Dai! Bello! Bello, siamo partiti bene. Che poi l'unica eccezione alla full Brasil è Handanovic in porta, semplicemente perché non ci sono portieri brasiliani a basso costo che siano degni di nota. Per cui ho preferito andare con un'intesa limitata, ma insomma un portiere più di rilievo. Per quanto in questo caso la fucilata che è partita a Son sia stata abbastanza letale, ma confesso di credere in questa partita. Secondo me si può recuperare, sempre che non si giochi con i corpi morti, ecco. Prova la botta. Dai, andiamo. Ah no, volevamo pareggiarla subito. Bastava tanto poco, bastava. Dai, Maia. Mamma mia, la fucilata di Maia. Ma da fuori area quest'anno si segna veramente poco, almeno da quel che ho visto. È abbastanza complesso. È abbastanza... Ma porca... Avevo fatto il tiro a giro. Teixeira. No! Dai. Il bello è che siamo in pieno controllo. Ha fatto un tiro in porta. È stato letale quel tiro in porta. Ma guarda, ne fa due di tiro in porta. No! Perché il portiere non para? Perché? Gli rimane la palla fra i piedi e sta lì a guardarsi intorno come se fosse... Io, poi il bello è che dicono che i portieri sono migliorati. Basta farsi due partite in croce per capire che non è così, che non sono effettivamente migliorati i portieri. Io non capisco la logica, non ha neanche tentato di prenderla con le mani. Il portiere teoricamente sarebbe quello che la può prendere con le mani, ma a quanto pare no. Allora, siccome mi è capitato spesso di avere partite iniziate malissimo, il trucco è pressare un botto. E il modo per pressare un botto è impostare il pressing e... No!
impostare il pressing e andare con offensivo, se non ultra offensivo, ma adesso vedremo. Perché sale talmente tanto il baricentro della squadra che gli annulli completamente il gioco a centrocampo. Il problema è che questo ogni tiro che fa segna. Nonostante la totale incapacità di tenere il centrocampo. Andiamo che si riprende su. No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Era fatta uguale. Forza, che si riprende sta partita. Su, su che si riprende. No, volevo fare tutt'altra cosa. Respinge il difensore. Ma porca. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Opportunità. Non è possibile. Stiamo stradominando e perdiamo 2-1. Cerca la porta. Ah, ma porca. Ma pure il palo, porcaccia la miseria. Fermazione, recupera il pallone mettendo. Bene, primo tempo buono, siamo in totale controllo, 11 tiri a 5, voglio dire. Però siamo sotto, per cui io direi che potremmo levare maglia magari, perché lo schema doveva essere un altro. Comunque Bernardo a sinistra, Teixeira davanti con Tyson, Rafinha e Luis Gustavo, perché ovviamente quando poi si passa in offensivo cambia completamente la formazione. Io devo dire che lascerei così per adesso, senza grandi cambiamenti, anche perché mettendo Bernardi qua ce la potremmo fare. Tyson alla fine come seconda punta ci può stare, al 60esimo più o meno magari cambiamo un'altra volta. Però per adesso me la continuo a giocare così, anche perché la squadra c'è. Se si ma gioca male. Teixeira è troppo lento. Arca miseria, porca! Ma porca miseria, porca! Ma aveva già registrato il passaggio invece di là. Ah! Vabbè, oggi è così. Che tocca fa? Lo sto umiliando e perdo 2-1. Ma guarda, 3-1. Perché tanto. Perché ta. Mamma mia, meno male. Oh, a Tyson. So, abbiamo ripresa. Ma avevo detto che se. Date retta, che almeno al foot quest'anno me la sento calda. Non è come in carriera. In carriera faccio una fatica incredibile. Al foot me la gioco quest'anno. Primo anno poi. Penso dipenda dal fatto che la velocità non sembra essere più così significativa e fondamentale. Io con la difesa de Tori riesco a giocarmela. Bernard. Dai, ma perché a lui? Rafinha. Dai che stiamo a giocare. Questo è calcio vero. È rigore? No. Il pubblico sta a fare un macello che levate, ma il rigore a noi non ce lo danno. Bravo, come ha tenuto bene Raul. Che io immagino che tanti di voi, vedendo sto Raul, avranno storto naso, bocca e tutto quello che si poteva storcere. Ma vi assicuro che è un gran bel centrale. Per quanto apparentemente non lo sembri, ma. Apre il gioco. Dai. Porca miseria. Bello. Niente, stava accarezzando l'Eurogol quando ho visto quella manovra in quel modo. È tua, l'ha toccata col mignolino. L'ha toccata per parare sta palla. Non ci si crede, oh. Occhio al tiro della bandierina. Possono dunque ripartire. Io tanto lo sappiamo tutti che io perderò questa partita, vero? Lo sappiamo tutti, perché proprio sono quelle partite scritte nel destino che tu lo sai che le perdi. Fuori gioco. A parte che sei inguardato. Io come ho fatto a più a due corde a questo? Manco il fuorigioco gli ha dato. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Prova ad andare. Niente. Ma porca. Io non ho mai dominato una partita come sto dominando questa. E non riesco a vincerla. Buono il tocco di Modric. Attenzione a Modric. No, vabbè, veramente. La beffa. Era scritto.
Era scritto. Quando so così le partite, era scritto. Comunque, una cosa che ho constatato tra foot e carriera: il tiro di prima quest'anno è sgravatissimo. Cioè, il tiro di prima è tipo un'arma letalissima. Niente, non riesco a buttare dentro una palla che sia una adesso. Niente. Vabbè, adesso sullo sbilanciamento generale era inevitabile. Purtroppo, quando una partita ha gli elementi per finire 4-0 al primo tempo, ma la perdi 2-0 e tenti di recuperarla, succede questo. Che tocca fa? Io avevo detto sul 2-0, o meglio sul 2-2 avevo capito che dopo Dupali non avremmo avuto margine per vincerla. Purtroppo niente, non si riesce. Voglio vedere i tiri a fine partita. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, la difesa la meglio, allontana. Che amarezza. Abbiamo lottato con grande forza, devo dire. Ma non è bastato. Comunque, decisamente da... Guarda, quest'altro. Mortacci, no. Io, imbarazzante. Questa partita è stata onestamente imbarazzante. Vabbè, però appunto capitano queste partite così. C'è poco da fare, si accetta e si va avanti. L'importante è la qualità del gioco. 24 tiri a 10. C'è altro che io debba aggiungere? Penso di no. Quindi possiamo andare alla prossima. Possiamo andare alla prossima. E credo che mi abbia dato comunque una discreta quantità di punti. Vabbè, full champions. Ancora tocca aspettare. Poi faremo qualcosa anche su quello. 300 punti, vabbè. Poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio. Allora, io adesso vorrei riprovare questa. Sono sincero, voglio riprovare questa. Vediamo giusto la forma fisica. A parte Malcolm, ci siamo. Vi faccio vedere Rapinha. Eh sì, Malcolm ce lo teniamo eventualmente per il secondo tempo, se dovesse servire. Il resto lo lascio tutto com'è. E secondo me basta e avanza. Ecco, già questo è una squadra più abbordabile. Sinceramente ce la giochiamo. Per quanto a me preoccupino più quelli con squadre così che quelli con super squadre, sono sincero. Allora, ragazzi, andiamo. Facciamo vedere questa scuola brasiliana. Facciamo vedere questa scuola brasiliana come gioca diversamente. È buona, siamo 1-0. Io non capisco perché ci si mette così tanto a tirare. Cioè, noto che c'è quel secondo in più rispetto all'anno scorso tra il momento in cui premi e il momento in cui effettivamente il tiro parte. Credo sia quel leggero secondo di input lag voluto per permettere il time shot. Credo sia quella la causa. Io ormai non lo sto più facendo il time shot, per quanto sia attivo, ma è insopportabile sta cosa del secondo per darti margine. L'hai visto? Questo gioca altissimo. L'andiamo a chiudere, forza. Dai. Con molta calma. Perché porca miseria, mo sono tutti campioni oggi. Che ritmo è questo gol? Ho fatto un gol di quelli tosti. Mi devo sfogare per tutto quello che non è entrato nella partita scorsa. Dai. Rapinha. Che è lento come la morte, ma a crossare. Meno male che corre veloce. Occhio al corner. Buono l'anticipo del difensore. È tua. Può cercare il cross. La mette in mezzo. È buona, no. Buon pallone. Aia, la difesa si apre. Lui farà il passaggio, sicuro, ormai li conosco. Se li conosco dalla puzza. L'hai visto? La prendi. Credo in te. Cerca la sovrapposizione. No. Sarà meglio andare sulla precisione. Andiamo a legittimare, su. Che chiappe però che c'hai, oh.
Il rimpallo dentro l'area di rigore vincente è amarissimo. Il rimpallo lì è amarissimo. Non puoi vincere il rimpallo lì. Dai, su. Riusciamo a vincere una partita dominando? Faccio altro che dominare le partite e non riesco a vincerle. L'hai visto? L'hai rivisto? Rapigna. E basta appoggiarla, santa. Santo cielo, santo, niente. Non è un incubo oggi. Oggi è un incubo. Oggi è un incubo. Io non so che cazzarola sta. Ma avete fatto la macumba? Dai, che si esce bene. Si esce bene. Stiamo facendo delle cose senza senso. Arca miseria, porca. Se mi veniva sto gol era la fine. Ma non puoi vincere tutti i rimpalli in area di rigore, no? Ci sarà qualcosa che non quadra. L'andiamo a fare? L'andiamo a fare? Attenzione perché questa può essere. Oh, su. Andiamo, su, Maia. Andiamo, è l'unico punto debole del centrocampo è lui, ma fa vedere che lui il fisico ce l'ha. Lui il fisico ce l'ha. Grande Maia. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Altra partita stradominata, finalmente stiamo in vantaggio per la prima volta in due partite. Mamma mia, è tosto. Quest'anno più che altro lo trovo molto più a ritmo alto, cioè il ritmo è salito tantissimo rispetto all'anno scorso. Lo sento proprio. Andiamo con Suarez oggi. Lo sento proprio molto più calcio inglese, ecco. Hanno voluto insistere molto a ricreare quello che è l'atmosfera tipica degli ultimi 10 minuti di una qualsiasi partita della Premier. Però a 90 minuti qua, per cui sembra di avere gente tipo all'epoca delle pere, ecco. Rapinha, non te dava nessuno d'ulire, ma anche tu sei un campione in divenire. A Rapinha, bravo Rapinha. La chiudiamo? Niente, è sempre sto secondo in cui uno preme e la palla non parte. Bravo Rapinha. Ah, la balla troppo lenta. Bravissimo, a metà. A metà. Sempre bello. Io devo cambiare gli esterni. Aia. Ti prego, para. Para, c'hai le gambe, usale. Allora, abbiamo il centrocampo completamente lesso, per cui io faccio entrare Bernard da una parte e Malcolm dall'altra. Al centrocampo non c'ho nessuno. Non c'ho centrali di centrocampo da sostituire. Purtroppo è un po' povera questa Full Brasil. Ma puntiamo sull'intensità offensiva come sempre. No, 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 no. No, 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 no. Non ci prova. Non ci prova. Malcolm, sei appena entrato. Sei fresco, Malcolm. Sei fresco, Malcolm. Sei fresco, Malcolm. Con questa palla punta la porta. Saber! No, no, ma cazzarola, ma come. Ma porco. Ma io, ma veramente. Ma perché? Ma perché? Mamma, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere che questo vinca un rimpallo là. So quelle partite. Oggi è una di quelle giornate. La fiera del palo. La fiera del palo oggi. La fiera del palo. Niente, ma Cristo santo, benedetto. Conclusione non certo fortunata. Vabbè, io alzo le mani e mi arrendo. Quando le cose sono così, te poi solo arrende. Andiamo a perdere pure questa, magari, Attenzione! Mamma mia, Andanovic. È buona. E che cazzarola, andiamola a vincere, su. Ma che davvero. Mo tutte le partite sempre quel paradosso totale. Che giochi da paura e per qualche motivo non riesci a vincere. Una la vinciamo.
A costo di fammelina adesso. Che sembra veramente una doccia fredda per la squadra che l'ha subita. Che cazzo, no, la ho. Pagato un momento di disattenzione. Costerà molto. Gli ha sfondato le mani al portiere. Bene così, Soares. Con Bernard che l'ha fatta diventare scemi a sinistra. E c'è un altro pallone. Niente. Niente, non la puoi vincere, non puoi. Contro il male puro non si vince, purtroppo. Contro il male puro non si fuori dal tempo massimo, perché tanto pure il tempo di recupero è una buffonata messa lì tanto per. Mamma mia. Non si vince contro il male, non si vince. Purtroppo è la verità, per cui io le forze del male non prevarranno mai, e invece prevalgono. A FIFA prevalgono sempre. Tu domini una partita e per qualche motivo non te la fa vincere, prendendo 57 pali. Mamma mia. Niente, non è una causa persa. In alcuni giorni sto gioco è una causa persa. Per cui io, siccome ci tengo al mio unico pad rimasto, prima di fargli fare un volo dalla finestra, penso sia il caso di fermarsi qua. Allora, io vi segnalo che la prossima volta farò il video basandomi su quello che accadrà al Division Rivals, per cui debutteremo aprendo un qualcosa insieme e sperando che all'interno ci sia qualcosa che ci faccia gioire, e poi come sempre giocheremo un po'. Se avete richieste, suggerimenti di squadre che vi piacerebbe vedere, questa volta abbiamo fatto la Full Brazil, la prossima volta potremmo fare qualcosa di diverso, ma sulla falsariga di questo. Per cui se volete sperimentare qualcosa, scrivetela nei commenti e la proviamo insieme. Per cui niente ragazzi, io vi ringrazio nonostante lo spettacolo discutibile di oggi, almeno sotto il profilo del gioco però abbiamo ben figurato. Per cui niente, vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.